Bucci al 28%, Crivella al 26%, Pirondini distanziato al 16% e a seguire tutti gli altri. Secondo la ricerca scolastica sulle intenzioni di voto dei genovesi realizzata dal Liceo delle Scienze Umane Pertini in collaborazione con Primo Canale, questa l'indicazione di voto che arriva dai genovesi. Una rilevazione non basata su un campione specificatamente elaborato, ma piuttosto attendibile a meno di un mese dal voto. I ragazzi della terza F con indirizzo economico-sociale, coordinati dal professor Gianfranco Roncarolo, il 15 maggio hanno così fatto emergere questo quadro che si completa con un grande distacco dalla politica e un forte astensionismo. Noi abbiamo creato un campione di 600 persone e abbiamo creato 9 gruppi di ragazzi. Loro sono stati divisi per zone, per età. Certamente, zone, età, ogni zona è stata divisa per età e naturalmente uomini e donne, e abbiamo diviso le zone di Genova e alcune le abbiamo accorpate. Ed ecco dunque la zona ponente, il centro-est, il centro-ovest, il Levante e la Val Bisagno. In generale emerge molto distacco dalla politica e rassegnazione tra i vecchi, ma sono i giovani del ponente tra i 18 e i 34 anni coloro che maggiormente diserteranno le urne l'11 giugno. Con una percentuale vicina al 30% degli intervistati, infatti, ha espresso parere negativo, mentre il maggior numero di indecisi è in Val Bisagno, circa il 20% nella fascia d'età 35-54 anni. Ma è anche il rapporto dei genovesi con la politica che emerge dalla ricerca dei ragazzi del Pertini. Ho notato principalmente anche in base all'età, abbiamo diviso in tre fasce d'età. Sì. I giovani erano magari molto più disponibili, mentre nelle persone più anziane, più avanti con l'età, c'era più rassegnazione. Infine, un dato sul secondo turno raccolto dalla ricerca della scuola. Se il candidato favorito non arrivasse al ballottaggio, la gran parte, tra il 60 e il 70%, voterebbe il meno peggio. Ma attenzione alla diserzione, che a Ponente e nel Levante toccherebbe il 40%. Beh, da quello che abbiamo capito, i giovani sembra che siano molto interessati a votare. Invece, quelli di maggiore età non sembrano tanto interessati perché sono rimasti ancora alle vecchie elezioni.